tieni come mio papà. Fitta, i numeri parlano blu cerchiato, sia per la storia del derby in assoluto e sia per i confronti diretti, ma oggi, come detto, è un'altra storia, è un derby che certamente vale tantissimo. Dai tifosi del Genoa verso il portiere del Genoa, però. Nome. Palla nell'area di rigore, la prende di testa Pavoletti, la manda sul fondo. Di Zukanovic, Perin in calcio d'angolo. Per il difensore della Samp. Altro schema con gran palla di Cassano per Soriano. E la Samp che sblocca dopo 18 minuti. Il quiz di Cassano, il destro di Soriano. In rima l'1-0 della Samp. Gol fantastico, ma incredibile. Terza azione uguale identica, in fotocopia. Anzaldi si addormenta sul pallone, glielo scippa Carbonero, lascia giocare il direttore di gara, Cassano ancora per Carbonero, che ha la batteria davanti, sta arrivando Barreto, occhio a Carbonero, entra in area di rigore, aspetta Barreto, lo serve adesso, poi Cassano fermato, c'è Eder al limite, ce l'ha sul sinistro, poi sul destro, ancora Eder, terzo gol del derby per lui, 2-0 per la Samp, che punisce e fa male ogni volta che attacca, Genoa 0, Sampdoria 2, Eder. Con la spalla, se ho visto bene, Cassano ferma tutto, gli porta via la palla, Cassano si è fermato per buttare fuori il pallone, allora brutto gesto di De Maio, Giancarlo. Sì. Sono
mi sorprende almeno mentre riparte il secondo tempo col fischio di Valeria, la Samp che gioca il pallone si rifà. Sì, guardate con che facilità ma anche con che bravura di nuovo Cassano che trova Carbonero, l'Axalt che... Per Regini che prova a puntare la porta di Perin, due maglie rosso-blu lo seguono, ancora Regini la fa scappare per Cassano, sta arrivando Soriano in area di rigore, Soriano, la doppietta di Roberto Soriano, 3-0, grande Samp, festa Marassi blu cerchiata, doppietta 3-0 e quasi per il Genoa le porte di un baratro inevitabile in questa partita. Scusa Suso, mentre in gradinata blu cerchiata si salta e si festeggia. Rispetto al primo tempo, speriamo di non doverla fermare, arriva quasi addosso a Viviano questa, e arrivano anche i vigili del fuoco, solito gioco interrotto. Battagliato al centro dell'area di rigore, lo stacco di testa e il gol, tanto per cambiare, di Leonardo Pavoletti. C'è largo Lazovic, vuole andare da Pavoletti, il controllo è buono, area di rigore Pavoletti, passa Pavoletti, la mette dentro Pavoletti. Che finale di partita, allacciatevi le cinture, 10 più recupero, 2 il Genoa, 3 la Samp. L'uruguaiano la butta dentro, esce Viviano, blocca il pallone e sigilla probabilmente con tantissima sofferenza la vittoria per la Samp, che ha prima dominato, poi sofferto dopo il ritorno strepitoso di Pavoletti, ma è Ferrero, è la Samp, è Montella che esulta, è un grande Soriano, è un grande Cassano, vince la Samp 3-2 in un derby davvero indimenticabile.